Nuovissima recensione, questa volta parlerò di un prodottino interessante di Joytech Unimax. Eccola qua. Ecco il nostro tubolare. Interessante Ha detto interessante per me. Invece è un oggettino niente male, no? per te, interessante. No. Pure ha un bel design. No, processo. Non ti piace? Sono degli sticker attaccati sopra, ma Cosa? c'è degli sticker, ma è proprio un pezzotto, è proprio un pezzotto. Degli sticker attaccati su un popolare. Vabbè, comunque non lo date retta, è un ragazzo invidioso perché praticamente me la sono presa anche per me, quindi è invidioso. In sostanza è semplicissimo da utilizzare, mo spieghiamo prima, la vediamo prima da vicino, La sbarra. poi facciamo la prova di svapo e vediamo anche come spinge. Ok? Passiamo a vedere da vicino. Ecco la nostra batteria. Qui comunque sono degli adesivi in similpelle che possiamo anche cambiare. In similpelle, quale copelle? Copelle quest'altro. Il ragazzo sta sclerando come sempre. Comunque dobbiamo dire una cosa, vabbè, questa è per la nostra presa USB, quindi per il caricamento. E per il caricamento è un bellissimo design, come abbiamo detto prima. Questa ha una tensione poi di uscita sia diretta che costante. Quindi in sostanza come facciamo ad utilizzare? Noi clicchiamo 5 clic per accenderla velocemente, 5 clic per spegnerla, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, adesso quindi l'ho spenta, 1, 2, 3, 4 e 5 e l'ho accesa. Questa qui è una tensione costante. Invece se vogliamo cambiare modalità, 1, 2, 3, 4 e 5, spegniamola. Pigiamo il pulsante per 5 secondi e il LED diventerà bianco invece che arancione. Quindi eccola qui, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi in sostanza con questo LED bianco abbiamo un'uscita di tensione diretta, quindi funziona un po' come il meccanico, dà una buona spinta in base comunque alle coil che noi andiamo a fare sull'atomizzatore o in base a quell'atomizzatore che ci montiamo sopra. E basta, niente, il foro di sfiato sotto. E ora la proviamo. Allora, sto montando il combo sull'Unimax, ricordando che l'Unimax è una 3000 mAh, ed è una 25 mm, significa che con il mio Atom andrò alla perfezione, andrà alla perfezione. In sostanza vediamo come tira, la mettiamo a un'uscita di tensione diretta. Allora, lo spunto di questa qua, se devo fare una recensione onesta, dirò che lo spunto di questa qua è veramente fianco a chi? Venite con me. Facciamola provare al ragazzo, così vediamo cosa il suo parere. Provala, vedi un poco lo spunto di questa. Ottimo, è freddo. Sì, è un fumo freddo. Non ti piace fumare freddo? Maledetto tutte le cose caratteristiche tecniche, che poi altrimenti vengono nei negozi e dicono: ma tu non hai detto. È freddo? Chi mi sta guardando, sta guardando questo video, lo so, quindi non so. Niente, purtroppo è un po' fiacca, dobbiamo dirlo, quello che va detto va detto. Fumo, fa sempre fumo, però Il combo fa succede fumo a sempre fumo freddo. prescindere, però è freddo. Possiamo La fammi chiudere la caricare i qua? Cyberflower, che stanno aspettando tutti quanti Vabbè, in sostanza bisogna dire che è un fumo veramente freddo, glaciale. Invece di chiamarla Unimax, la potevano chiamare Ice Max. Ice Max. Sì, infatti. Vabbè, e per quello che mi riguarda è tutto.
qui amici del fumo, questo prodotto qui ne porteremo poco, anche se purtroppo il primo scaglione sono arrivate tante. Ringrazio per l'attenzione, amici del fumo, e vi saluto e vi auguro una buona svapata, e iscrivetevi al canale.